della montagna, transumanti e pitturi di Cerbara, nasce nel luglio del 2006 con i contributi della provincia di Roma e della regione Lazio, nei locali sottostanti la chiesa collegiata della Visitazione. Curatrice scientifica, la dottoressa Fedeli Bernardini. Il materiale raccolto è stato dato e incomodato dalla Chiesa, dal Vicariato, dalla Confraternita di Santa Maria e dai cittadini. Gli abitanti, il parroco Don Augusto Mancini, la Confraternita, l'Associazione Naturarte, hanno contribuito fattivamente curando l'esposizione, il restauro e la conservazione degli oggetti esposti, sotto la direzione della dottoressa Fedeli Bernardini. Il nome Museo della Montagna Transumanti e Pitturi riassume la localizzazione del paese, la sua economia e la sua vocazione artistica. Gli artisti arrivano nel XIX secolo a Cerbara, dopo averla scoperta, osservandola dalla Valle dell'Aniene, nei loro viaggi per il Grand Tour che compivano nel Lazio. Fra i primi a scoprire Cerbara fu Koch, che visitò la campagna romana ed Olevano. Tra gli altri ricordiamo Samuel Finley Morse, pittore americano e scienziato, inventore del telegrafo. Bartolomeo Pinelli, litografo che produsse alcune stampe con i costumi di Cerbara. Pingré. Edward Lear, pittore e poeta di cui vediamo un bel dipinto di Cerbara, vista dalla mulattiera con la presenza di un gruppo di donne che stanno parlando fra loro. Wellman, austriaco che acquistò Villa Maddalena nella località omonima e ne fece un atelier agli inizi del Novecento. Ma uno dei più importanti che soggiornò a Cerbara alcuni anni fu Ernest Hébert, autorevole rappresentante della scuola classica francese. A lui si devono molti lavori e studi sui costumi delle donne cerbarole e sui luoghi da esse frequentati nella vita quotidiana, con immagini di lavoro e particolari discorsi del paese. Il museo si trova nel centro storico e ci si arriva percorrendo la stretta via Verdi, dove c'è il municipio, continuando a camminare fin sotto la chiesa della Visitazione. Il percorso del museo comincia entrando nel piccolo ingresso e quindi dalla sala della pastorizia, dove sono raccolti strumenti e oggetti di uso comune per questa attività. Nella vetrina sono esposti oggetti legati all'allevamento, come i marchi per il bestiame. Le bardature. Le forbici per la tosatura. Le frocette. Particolare anello che veniva messo nelle narici dei bovini per trasportarli, ed il campanaccio. Sono inoltre esposti oggetti relativi alla pastorizia, come i cassi, cioè cestelli di legno per il formaggio e cestelli di vimini per le ricotte.
la callara dove cuocere il latte per il formaggio. Nella nicchia in fondo alla sala sono esposti oggetti legati all'allevamento di piccoli animali. E la bardella, sella ritenuta particolarmente comoda per lunghi spostamenti, che veniva usata per trasportare i villeggianti e gli artisti con i muli da Agosta a Cervara. Fanno bella mostra di sé alcune porte di piccole stalle, gli stirilli, dei gallinai, porcilai e ricoveri per asini o muli. Accanto c'è la tipica cassa a tre scomparti usata dai pastori per riporre indumenti e cibo durante la transumanza. Di Giuseppe Ciotti, artista dei primi del Novecento, ammiriamo i cartoni preparatori di un grande affresco che illustra attraverso due vedute, una su Cervara. E l'altra sulla chiesetta della Portella, l'attività dei pastori locali e dei pastori transumanti. E il loro abbigliamento con i famosi guardamacchi di pelle ovina. L'opera originale, ora in attesa di restauro, era collocata sulla piazzetta Umberto I. Nella stanza delle tradizioni religiose sono raccolti oggetti legati alla tradizione religiosa di un paese che acquistò notevole importanza per i suoi vasti territori, che raccoglievano migliaia di capi di bestiame provenienti dall'Abruzzo e dalla campagna romana, tanto che la sua chiesa fu trasformata da Pio VI in collegiata nel 1790, da ammirare al suo interno il quadro della Visitazione, olio attribuito al Manenti, della prima metà del Seicento. La Madonna del Carmine dello stesso periodo è un'opera raffigurante Sant'Antonio Abate.